Per gli incontri del Prode Fernando oggi parliamo per la serie Storia della mia città del Teatro di Terra. Teatro di Terra in via San Crispino al civico 18 di Velletri, la nostra città. E ne parliamo con una delle pioniere di questo teatro che ha funzionato per circa 20 anni, la signora Carla Petrella. In questo teatrino sono passati tanti, tanti personaggi che poi magari hanno avuto anche successo a livello teatrale o anche a livello cinematografico. Comunque, andiamo a trovare Carla, così ci racconterà lei un po' tutto su questi 20 anni di storia. A dopo con Carla Petrella. Ed eccoci con Carla Petrella, grande attrice di Velletri, come possiamo dire? Attrice e regista di Velletri. Una vita nel teatro, no? Quanti anni Benissimo. sono che fai teatro? Se perde la notte dei tempi, sono considera che io ho cominciato con il tarocco, quindi Ah, col tarocco. ancora stavo al liceo. Col tarocco Quindi, ho e fatto anch'io nell'anno poi di... però sono andato, ho Il tarocco, continuato. per chi non lo sapesse, era una gara di fine anno tra gli istituti scolastici di Velletri. Sì. Si faceva normalmente al Teatro Istituti Artemisio, superiori, sì. gli istituti superiori, e c'era una gara tra istituti e c'era un vincitore. Sì. E quindi, come hai fatto tu, poi l'ho fatto anch'io, diciamo, nel mio periodo. Però io sono qui non per parlare di questo, sono qui per parlare di un importante, diciamo, piccolo teatro che era Velletri, che è durato più di 20 anni, Sì. diciamo, e che da 3 anni non è più funzionante, diciamo. Un piccolo teatro dove sono passati molti personaggi, diciamo, che poi c'è stato qualcuno che è andato pure avanti con il discorso teatrale ed anche cinematografico. E Certo. perché parlo con Carla Petrella? Perché Carla Petrella ha operato in questo teatro per molto tempo. Diciamo, non sei entrata subito, come hanno aperto questa attività, ma subito dopo poco, mi sembra. Sì, perché Da dove provenivi prima di tutto? ma io avevo già fatto alcune esperienze anche con la scuola e con i laboratori dentro la scuola e avevo lavorato con la compagnia del teatrone, allora c'erano Capello, Cappelli e In via quindi Paolina, stavo sì, vicino stava di proprio di fronte al fronte al liceo. liceo, di Al fronte al liceo. liceo. Poi quella situazione là, io i primi seminari di teatro li ho fatti lì e poi da lì appunto ho cominciato a fare i laboratori e sono andato appunto al Teatro di Terra che aveva aperto, che funzionava da poco, credo. E sì, e ho cominciato lì a fare i laboratori. Dai laboratori sono nati i saggi, dai saggi sono nati gli spettacoli e da lì poi anche la collaborazione alle produzioni dell'associazione del direttore artistico che era Luigi Onorati. Poi abbiamo fatto anche cose insieme portando spettacoli fuori. Quindi diciamo che dal momento in cui sono entrata fino al momento in cui il teatro, appunto, ahimè, ha chiuso, diciamo che gran parte della mia attività È stata fatta è lì. Partiamo stata fatta là dentro. un po' da una cosa, dal nome. Sì. Perché Teatro di Terra? Guarda, quando io appunto sono arrivata, Luigi mi ha fatto vedere le foto, Luigi Onorati. Luigi Onorato mi ha fatto vedere le foto. Del locale che loro avevano, quando l'avevano preso e praticamente non c'era pavimento, quindi era terra, quindi un teatro costruito sulla terra, da qui Tipo credo, un tinello sì, dell'epoca. era sicuramente una cosa del genere, quindi loro hanno, quando io sono arrivata, tutti i lavori erano già Già finiti stati e loro fatti. erano già completamente operativi, Sì. insomma. Però, come dicevo, poi la collaborazione c'è stata ed è stato triste, ma ancora oggi, tanto è il legame che io ho con questo luogo, che ancora oggi, parlando dell'altro teatro nel quale fino adesso ho lavorato, ho operato, che è il Teatro Tognazzi, io certe volte lo chiamo Teatro di Terra.
ti è rimasto perché dentro di... sono comunque 20 anni della vita mia, insomma. Sì. Tanti ricordi, diciamo. Assolutamente, ecco. Tante esperienze. Lo stesso ricordo appunto mio figlio Sebastiano, che adesso fortunatamente è un attore, lui è un attore professionista affermato che ha lavorato un po'. A proposito, mi è sembrato di vedere su internet che ha fatto un cortometraggio di recente. Sì, mi pare di sì, ma io ancora non ne ho. Ancora non ne ho visione. Ti sta facendo qualche sorpresa. Sì, sì, ogni tanto. Comunque tu considera che forse il primo spettacolo, credo, l'ha fatto come allievo del mio laboratorio, i primi due spettacoli al Teatro di Terra, dopodiché è venuto lui a fare uno spettacolo quando già aveva iniziato la sua carriera da professionista, è venuto a fare uno spettacolo a Velletri al Teatro di Terra che si chiamava, credo, la prima volta che è venuto a Velletri come attore, e si chiamava Gente del Wyoming, quindi ci sono tanti ricordi, tanto, anche appunto persone come Federico Gigli, ma tante persone che sono gravitate poi sempre, Cappelli, Capello, Fulvio De Angelis, Giampaolo Saragoni, cioè tutta la realtà artistica veliterna, comunque diciamo che in qualche modo tutti gli artisti di Velletri. Se ricordi bene, non so se ricordi questa cosa, per un mese o due mesi mi sembra, anche io sono gravitato lì in quel teatro, nella tua scuola. Venni con uno di Velletri sempre, con il quale andavo spesso a girare film, diciamo, sui set cinematografici. Ci eravamo segnati per fare un po' di teatro, però poi abbiamo mollato subito. Ah, ecco. Noi volevamo subito andare al Soto, subito, e quindi poi abbiamo mollato, diciamo. Magari noi eravamo un po' più portati per diciamo, il cinema che per il teatro, ecco. Certo. Forse quello è il motivo. E andiamo avanti con il tuo racconto, diciamo, breve sull'esperienza. Ecco, dicevo, da lì anche per me è stato importante, perché stare lì dentro, lavorare insieme a Luigi, lavorare insieme a Sabrina, perché poi la direzione del teatro era fatta da un'associazione che era costituita da tre persone: c'era Luigi, diplomato all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, poi c'era Sabina, che invece era diplomata alla scuola di Gigi Proietti, e poi c'era Caterina, che era un'altra attrice, e quindi sono loro tre che hanno fondato, diciamo così, il Teatro di Terra e che hanno continuato ad operare lì dentro, insomma. E quindi, dicevo, anche grazie a loro io sono entrata in contatto con altre realtà che erano le loro realtà, diciamo così, no? Quindi ti sei sommata a loro, insomma. Sì, anche perché poi all'inizio soprattutto diciamo si andava anche in giro a fare, quindi, gli spettacoli, ci abbiamo avuto anche esperienze a volte divertenti, sai, quelle cose tipo che ti ritrovi ad andare a un paese, mi pare Termoli, partire da Velletri alle 4 di mattina con un freddo cane, no? E arrivare là per fare una locandiera per la scuola, quindi, sai, ci sono tante esperienze, ricordi, quindi io devo dire, sono una persona che si lega molto anche, come dire, sentimentalmente, emotivamente, quindi io sono stata molto bene al Teatro di Terra e ho voluto molto bene a Luigi, a Sabina, con i quali veramente ho collaborato con piacere, insomma, veramente. E vabbè, quindi... E poi è finita l'avventura. È finita, purtroppo, e quindi viviamo un po' di ricordi di questo
piccolo ma grazioso e importante teatro che era Belletri. Che però adesso sembra... Sembra che adesso di recente stiano facendo nuovamente una struttura teatrale lì dentro, ma è ancora tutta da definire, certo. Diciamo, quindi staremo a vedere come andrà a finire, però a noi rimarrà sempre in mente, certo, il teatro di terra. Per me quello sarà sempre... Quello pure se ci avessero fatto il ristorante o ci avessero era fatto sempre il teatro di terra. Una casa di riposo, quello per me era il teatro di terra. Non... poi anche c'era questo, per esempio, il discorso di Gisella Caravà che aveva la sua bottega vicino, sì. Quindi c'era noi tutto. Noi abbiamo girato, con ben ricordi, abbiamo girato delle scene di due film miei lì dentro al teatro di terra. C'è stato un movimento importante, ripeto, dal punto di vista culturale, artistico, sì, dentro quel teatro. Era un bel ritrovo culturale, hai detto bene. C'era, perché poi noi facevamo anche altre cose, abbiamo organizzato anche appunto degli incontri, per esempio per un certo periodo avevamo fatto una specie di caffè letterario dove ci incontravamo per parlare di poesia, con... Si facevano... Un ritrovo per artisti. Sì, esatto, quello alla francese, alla quello era, ed era uno spazio, quello che anche c'è da dire questo, che era uno spazio molto aperto, molto disponibile, cioè Luigi è stato sempre, come dire, un ottimo padrone di casa, nel senso che ci ha sempre dato come dire, il supporto di cui avevamo bisogno, e se c'era da montare una scena, cioè Luigi non si è mai... assolutamente mai tirato indietro, quindi anche per noi che eravamo magari di certe cose inesperti, lui poi come architetto aveva aveva un occhio per la scena, per la scenografia, che era, no, che subito te trovava una soluzione, quindi a tutti i problemi sì, è stato va bene. Allora viviamo di ricordi e viviamo del ricordo del teatro di terra. Un saluto a tutti, però proiettati nel futuro, proiettati nel questa futuro. Cosa un saluto a tutti dal Prato Fernando e da Carla Petrella. Ciao.